Con un intervento complessivo di poco superiore ai 93.000 euro, il ricreatorio Pitteri di San Giacomo guida l'elenco delle strutture interessate da una serie di manutenzioni straordinarie. Stamani, presenti gli assessori comunali Lodi e Brandi, è stato illustrato quello più recente, che di fatto ha restituito ai ragazzi un nuovo campo di basket e pallavolo, con tanto di nuovo canestro e nuove tracciature per la ripavimentazione. Abbiamo avuto anche un nuovo gioco in regalo dagli alpini che hanno voluto dotare il ricreatorio di un nuovo gioco e adesso è la volta del campo sportivo di pallacanestro che è bellissimo e che vede raggruppare attorno a sé un nutrito gruppo non solo di bambini ma anche di ragazzini. L'attenzione del comune a favore degli altri ricreatori in tempi recenti ha visto un impegno finanziario complessivo superiore ai 90.000 euro, cui vanno ad aggiungersene più o meno altrettanti per i lavori al De Amicis di San Vito. Alcune sono già state fatte, ad esempio al ricreatorio Cobolli, al ricreatorio Gentilli, i nostri interventi ci sono sempre. Dobbiamo ovviamente conciliare le esigenze anche delle frequenze dei ragazzini perché i ricreatori sono aperti tutto l'anno, sia nella parte invernale che nella parte estiva.